Bentornati. Allora, in tante volte mi avete chiesto una reaction su Riccardo Muti. Oggi ve la faccio e al contempo vi spiego perché sarà la prima e ultima. Per cui, se siete interessati a capire il perché, continuate a vedere il video. Se invece preferite andare direttamente alla reaction, come sempre, giù nella descrizione del video c'è l'indice per andare direttamente all'inizio della musica. La ragione per cui non ho fatto e non farò più reaction su Riccardo Muti è assolutamente extra musicale ed è legata al fatto che tutti i suoi video sono protetti da copyright in una maniera così certosina e così sistematica che c'è dietro evidentemente una volontà sua o del suo management, non so esattamente di chi, ma non credo che il maestro vada in giro personalmente a selezionare il copyright sui suoi video, insomma, comunque sì, c'è dietro una volontà palese. Che cosa comporta il fatto che i video siano protetti da copyright? Nel 95% di casi comporta il fatto che non puoi monetizzare il video. E chi se ne frega, nel senso, non diventerò ricco grazie alla pubblicità di YouTube e non diventerò povero se rinuncio agli introiti della pubblicità da YouTube. Quindi a me va benissimo. In un video come quello della 40 di Mozart, che è un video di 18 minuti, non è stato possibile attivare la monetizzazione, quindi detto in altre parole, io da quel video non guadagno un centesimo neanche se farà 1 miliardo di visualizzazioni, perché in quei 18 minuti ci sono 26 secondi di Riccardo Muti, che quindi mi ha tolto la monetizzazione. Lo sapevo e mi va benissimo, come ho detto, non c'è nessun problema, va benissimo così. Il problema quindi non è tanto la mancanza di monetizzazione di un video, quanto quello che è successo, col video di oggi. Cioè, avevo fatto una reaction con un confronto fra le due sinfonie del Nabucco, quella del 1987 in Scala e quella del 2013 all'Opera di Roma. Secondo me è un video molto ben fatto e credo di poter dire anche interessante. Vi faccio vedere anche la copertina. Per cui faccio questo video, lo registro, lo preparo, lo monto, lo carico, tutto pronto. Mancava solo di dover schiacciare il tasto pubblica per farvelo vedere, quando viene fuori un problema su copyright, che io avevo messo in conto, per cui sapevo già prima di cominciare che essendoci un qualcosa di Riccardo Muti, il video sarebbe stato protetto da copyright e quindi non avrei potuto monetizzarlo. Nessun problema, ho detto lo faccio lo stesso senza monetizzazione. Il problema è che questa volta si è aggiunto una grossa variabile, cioè non solo non me l'ha fatto monetizzare, come ho detto chi se ne frega, ma cosa molto più grave, non me l'ha fatto visualizzare. Per cui nessuno di voi avrebbe mai potuto vedere quel video che ho, e a questo punto, come dire, mi resta sul groppone perché l'ho dedicato più di una giornata tra prepararlo, girarlo, montarlo, fare la post-produzione, l'ottimizzazione, caricarlo, per poi non poterlo utilizzare a tutti gli effetti perché YouTube ha detto non solo questo qua è protetto a copyright, quindi non puoi monetizzarlo, ma non permette a nessuno di vederlo. E quindi io ho buttato tempo. Buttato via più di una giornata di lavoro e siccome tutto possiamo permetterci di sprecare nella vita fuorché il tempo, perché è l'unica cosa che non ritorna, non farò più delle reaction su Riccardo Muti, per cui se questa è la sua volontà, io la rispetto, è una volontà assolutamente legittima, su cui non metto il minimo, come dire, la minima eccezione, però la sua scelta è quella di non permettere la visione dei suoi video al di fuori del suo circuito. La mia scelta è quella di non far vedere i suoi video. Allora potreste dirmi: e allora com'è che quello di oggi ce lo fai vedere? Quello di oggi ve lo faccio vedere perché non è un video ufficiale. È un video, si vede, fatto palesemente con un telefonino da uno spettatore. L'ho trovato su YouTube, tra l'altro, io l'ho trovato da YouTube. Fatto da uno spettatore all'Opera di Roma nel 2013. Quindi dal punto di vista tecnico non è un gran video, però c'è la ripresa sempre su di lui e quindi possiamo ben analizzare il suo gesto e le sue scelte musicali. Per cui, caro maestro Muti, se riterrà un domani di cambiare questa politica o di concedere le eccezioni, io farò con molto piacere delle altre reaction perché ovviamente la stimo come credo che la stimino buona parte delle persone che seguono il mio canale e se non sarà così sono sicuro che vivrà serenamente sereno senza le mie reaction e noi però dovremo fare a meno dei suoi video. Bene, eccoci a questa reaction, andiamo nel 2013 all'Opera di Roma e Muti dirige tutto il Nabucco e vediamo come dirige la sinfonia. La ripresa come ho detto è amatoriale, insomma non possiamo pretendere una grande qualità, però lo spettatore che già comunque dobbiamo ringraziare perché ci dà questa possibilità che altrimenti non avremmo avuto, inquadra sempre il maestro e quindi possiamo ben vedere
le sue scelte musicali. Su qualcosa vi farò un confronto con il 1987, dovrete fidarvi di quello che vi dico, dato che l'altro non ve la posso far vedere. Ecco, attacca subito con i tromboni. Già rispetto al 1987 fa suonare molto di più, come sempre da giovane era molto più col fiato sul collo dell'orchestra. Tiene un pochettino più di cantabile, mi sembra soddisfatto. Andiamo al tutti. Visto questo Sol fa mi re do che fa innanzitutto molto preciso, molto articolato e per niente sfuggito, non fa molto molto articolato, e l'altra cosa che fa, che questa è molto tipica dello stile italiano, diciamo così, tiene il do molto fino all'ultimo, Sol fa mi re do bello tenuto e vibrato fino all'ultimo. Questo è molto suo ed è molto italiano come stile. Legato ma anche vibrato, eh? Corno, oboe. Giustamente si dirige sempre molto poco perché non c'è bisogno. Forte! Le percussioni non sono precisissime. E qui il suono degli ottoni non è molto bello, è un po' sgraziato, un po' grattato. Vediamo il famoso tema, il va pensiero. Ecco, questo molte volte, qui innanzitutto, fermiamoci un secondo. Allora, innanzitutto questo molte volte succede, soprattutto ai direttori meno esperti, che questo incipit lo facciano suonare, siccome siamo in tre ottavi ed è tutto un andamento terzinato, lo faccio suonare come una terzina invece che come una nota puntata, come potete vedere qui nell'immagine. Andiamo avanti. Ovviamente qui si dirige pochissimo perché insomma. Se i violoncelli, qui lascia molto suonare, molto meglio di come faceva nel 1987. Andiamo all'ingresso degli archi, al cantabile. Allora, qui c'è dal punto di vista della concertazione c'è una cosa classica che si fa, cioè quando c'è una dominante in secondo rivolto, si tende a dare più evidenza alla voce sotto, quindi alla terza sotto, come qui è stato fa mi, piuttosto che alla voce sopra, perché questa cosa è tipica dello stile, migliora l'intonazione, insomma, e rende mediamente il suono più bello.
Ecco, qui c'è questo ritenuto molto bello, molto giusto prima dell'ingresso della tromba. Ecco, avete visto che per evitare il rischio della terzina di cui ho parlato prima, ha anticipato parecchio la discesa, perché questa cosa, come dire, istintivamente nell'orchestra tende a far anticipare la nota del levare, e quindi insomma è più precisa la figurazione ritmica scritta. Anche qui dirige molto meno del 1987, giustamente, insomma. Qui bisogna lasciar suonare l'orchestra e basta. Dal punto di vista tecnico e musicalmente è un altro discorso. Pip-pop. Qui c'è qualche vago ego di Rossini, che dite? Questa è una cosa che a me personalmente non piace, cioè non mi piace mai chiudere in maniera così forte, così anche aggressiva come ha fatto lui adesso, una frase cantabile. Ora, sicuramente lui lo fa perché? Perché quello che viene dopo è invece un pezzo molto veloce, molto ritmico, per cui con quella chiusura così netta, potete tornare indietro il video e vederla, in sostanza prepara l'orchestra a quello che verrà dopo, però a me personalmente, a gusto mio, insomma, non mi piace mai chiudere una frase cantabile in maniera così netta e anche un po' rude. Le percussioni non sono granché insieme, però soprattutto la gran cassa c'è da dire che a questo tempo sono sempre grosse difficoltà a farla andare precisa precisa. Tempo camminato, eh? Anche qui le percussioni non sono leggendarie. Che non so chi chiede di star zitto qua, o comunque di suonare più piano. Pam, pa, pa, pam. Qui nulla. Si dirige già di più di quello che volendo si potrebbe lasciar fare, eh? Dei violoncelli che danno un sacco di arco che però poi si traduce in qualche piccola imprecisione di insieme a questa velocità soprattutto. Un po' diversa dalla mia versione, ma con la versione evidente in direzione critica diversa. Stringe, stringe, stringe! Urca! Schiaffo! Pam! Qui sì. Qui sì che la chiusura forte e rude ci vuole, altro che. Molto apprezzato il pubblico, come sempre. Eccoci, allora, che differenze ci sono tra
Questa esecuzione è quella del 1987 che non avete visto, ma dovete fidarvi di quello che vi dico io. Allora, nel 1987 Riccardo Muti si sbracciava molto di più in questo e in molti altri brani. Questa cosa deriva da due motivazioni. Una meramente fisica, cioè è chiaro che un direttore a 40 anni o poco più non ha la forza di un direttore a 70 anni, forza prettamente, esquisitamente muscolare. In più, soprattutto quando c'è un'opera intera da eseguire, quindi magari si sta eseguendo la sinfonia o l'ouverture, si cerca di dosare le energie proprio perché c'è davanti un lungo concerto da affrontare. Finché si è giovani, si dona al mondo un sacco di movimenti, a volte anche, non voglio dire inutili, ma a volte anche superflui. Però insomma nel 1987 Muti era appena arrivato in scala e doveva anche molto marcare il territorio, voleva molto marcare il fatto che era arrivato lui, e lo vedete insomma con lo sguardo sempre arrabbiato da attenzione che se sbagliate vi fulmino. La seconda ragione però è musicale, nel senso che un direttore con l'esperienza, con la maturità impara a dirigere di meno e a far suonare di più e meglio l'orchestra. Insomma, questo è un grande classico che si riscontra praticamente in tutti i direttori d'orchestra. Detto questo, l'esecuzione del 1987 con l'orchestra alla Scala è migliore dal punto di vista squisitamente della qualità sonora. Anche se devo dire che questa esecuzione dell'Opera di Roma, ancorché abbia qualche piccola imprecisione, parliamo veramente di piccole cose, evidentemente, nulla di macroscopico, però soprattutto nelle parti veloci, spesso i bassi, i violoncelli, insomma, non sono perfettamente insieme. Però al netto di qualche piccolo difetto di assieme, piccolissimo, sottolineo piccolissimo, nel complesso l'esecuzione mi piace, è un'esecuzione molto, molto passionale, molto sanguigna e molto sentita da parte di Riccardo Muti. Per il resto non ci sono differenze eclatanti fra le due esecuzioni fatte a ben 26 anni di differenza, un po' come Dumas, 20 anni dopo. Questa cosa però non mi sorprende più di tanto, c'è qualcosa di diverso, che non è solo gestuale, quindi appunto nella prima lui si sbraccia molto di più di come faccia nella seconda 26 anni dopo, ma dal punto di vista musicale il grosso c'è e le scelte musicali che ha fatto nel 1987 le ha riproposte nel 2013. La cosa non mi sorprende più di tanto perché comunque Muti in un certo senso è il nipote di Toscanini, se vogliamo, dato che il maestro di Muti è stato Antonino Votto, che era insomma il braccio destro di Toscanini e uno dei direttori, non tantissimi, devo dire la verità, che Toscanini veramente apprezzava e stimava, per cui è erede di quella tradizione che vuole che ci sia un modo abbastanza già codificato ab origine di come si interpreta un determinato brano, soprattutto del repertorio verdiano. Magari sul repertorio tedesco possono cambiare alcune cose, ma sul repertorio verdiano raramente vedrete delle esecuzioni o ascolterete delle esecuzioni dello stesso direttore fatta a distanza di anni diametralmente opposte. Ci sarà qualche, ovviamente, qualche cosa che cambierà, qualche tempo che cambierà. Tra l'altro devo dire, questa cosa mi ha un pochettino stupito, che tira molto di più i tempi nell'esecuzione del 2013 che nel 1987. Questo è un po' strano perché in genere è un po' tipico che i direttori da giovani tendano a correre a 200 all'ora, insomma, e poi come dire, da maturi si appoggino un po', ecco, si allarghino un pochettino. Invece devo dire che questa cosa in lui assolutamente non l'ho trovata, anzi, tira tantissimo i tempi dell'orchestra. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate di questa esecuzione, se avete visto quella del 1987, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, se il video vi è interessato lasciate un like. Spero che capirete la scelta che farò di non fare altre reaction su Riccardo Muti. Non per cattiva volontà, come ho detto nella prima parte del video. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ricordo a chi fosse interessato ad avere dei contenuti extra che da qualche tempo è possibile anche abbonarsi. Trovate sotto il tasto abbonati o se non vedete il tasto abbonati, nella descrizione trovate un link che vi consentirà di abbonarvi. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Non mancate.